Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 9 agosto 2024. Olimpiadi come sempre, calciomercato, scoppia del putiferio intorno a Kobe Miners, ma guarda un po' quando riguarda la Juve. E nella notte il mercato impazza. Tarda sera, notte, succedono le cose ormai, mentre voi guardate le Olimpiadi. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Siamo da 10, altra grande giornata ai giochi. Dalla Vela il decimo oro per l'Italia. Tita e Banti bissano Tokyo, erano favoriti, l'avevano già vinto. E sogniamo con le ragazze del volley, eh? Egonu e Velasco ci trascinano ad una finale storica con gli Stati Uniti domenica alle ore 13. Alle 15 c'è Atletico Madrid e Juventus, quindi prima ci guardiamo le ragazze, in attesa della partita della nostra Juventus. Intanto si sono accorti anche del pasticcio della vasca. Italia-Ungheria non si rigioca dopo il ricorso dell'Italia della palla a nuoto, e allora la FIN ricorre al TAS. Va al TAS, la Federazione Italiana del Nuoto, per la pallanuoto. Calcio. Kobe Miners caos. Vuole la Juve e presenta il certificato medico. La Juventus insiste, l'Atalanta non tratta, l'olandese si tira fuori. Che caos. Aveva un accordo con l'Atalanta di essere ceduto quest'anno, l'Atalanta a un certo punto si è puntata e il giocatore fa valere la sua volontà. Cos'è successo con la Juve? Sulle voleva la Roma, ha fatto valere la sua volontà. Cos'è successo con Pavard, che voleva andare a Milano? Ha fatto valere la sua volontà. Forte del gradimento del giocatore la Juventus. Bisogna sempre avere il gradimento del giocatore, perché se prima non hai il gradimento del giocatore puoi fare tutte le trattative che vuoi, che nel calcio moderno conta la volontà del giocatore, quindi se non ce l'hai non vai da nessuna parte. 60 milioni sarebbe la cifra congrua, ma siamo a un punto di non ritorno. Non gioca il test per la Supercoppa e non gioca neppure la Supercoppa. Insomma, il giocatore si impunta e i tifosi bergamaschi cosa fanno? Lo vogliono in tribuna. Lo vogliono in tribuna. Però quando il giocatore Kobe Miners era della Z e si è impuntato per venire all'Atalanta, per far sì che la Z accettasse i 13 doblò dell'Atalanta, non vi siete scandalizzati, eh? Nessuno si è impuntato, nessuno si è arrabbiato. Juve, cabal, volevo solo i bianconeri, sono qui per scrivere la storia, voglio fare la storia come Chiellini e Bonucci. Ha detto cabal, attenzione alla personalità di questo ragazzo che potrebbe essere la sorpresa in bianconero. Mentre Todibo si allontana nella serata, quello che oramai era uno scacco matto, a detta di tutti, Todibo alla Juve, sorpasso del West Ham. Ma lui voleva solo la Juve, vuole solo la Juve, qui non conta più la volontà del giocatore. Chiusa la Gazzetta, si apre il Tutto Sport. Olimpitali, oro nella vela, argento nella canoa e bronzo nel nuoto, altre tre medaglie. Kobe Miners, conto alla rovescia. L'Atalanta lo esclude ma non lo molla, la Juve lo aspetta. Dopo la denuncia di Gasperini, di cui oggi poi riportano tutti naturalmente dettagliatamente, ha già un accordo, disse all'Eco di Bergamo l'altra sera Gasperini, e non si allena, l'Atalanta si ferma sulle sue posizioni, l'olandese finisce fuori squadra oggi ad Amburgo e rischia la Supercoppa. Ma la mezzala non dimentica la promessa del club e quindi a un certo punto non ci ha visto più. La Juventus adesso potrebbe offrire 45 più 5, totale 50, un cinquello in meno rispetto alla famosa cifra da 55 che doveva accontentare tutti. Lato Todibo, clamoroso rilancio del West Ham, 40 dobloni. La Juve è in attesa del sì del Nizza, però il club inglese alza la posta. Qui Todibo vuole la Juve, però West Ham alza a 40 e chiaramente il club di Todibo i 40 li vorrebbe, gli fanno gola rispetto al massimo 35 tra prestito e poi riscatto, eccetera, fino a cui si poteva spingere la Juventus. Vediamo gli sviluppi anche qua. Intanto Savona rinnova, promosso da Motta, quindi abbiamo un giocatore in più. In rosa, le lacrime di Cavalla, Juve è un sogno.
Ho pianto a dirotto quando ho saputo che ci potevo venire. La volontà del giocatore. Quadrado mi ha detto che è stata la scelta giusta, dice lui. Sì, un po' meno quella di Quadrado. A fine carriera. Intanto a che se ne va in Svizzera, Rugani si avvicina all'Ajax. Non è successo niente di nuovo, però si avvicina. Sponsor. Quelle voci su Ita Airways sulla maglia della Juve non confermate. Chiudiamo col Corriere dello Sport. Stadio. Vela e Velasco, siamo un po' deboli oggi nei titoli, sulle Olimpiadi. Kommainen si rompe, attenzione, Thun resta a casa e manda all'Atalanta un certificato medico, come fece Emerson per la Roma. Eh sì, come si impuntò ai tempi della Z, come tutti gli altri che già abbiamo raccontato. Ora giunto li rilancia, 55 dobloni, improvvisamente... C'è una diatriba tra la Juve e una squadra per un giocatore, viene fuori il putiferio, c'è già qualcuno che vuole le penalizzazioni, mentre tutti gli altri giocatori del mondo che hanno vissuto la stessa storia, la volontà del giocatore, poverino, Sulè, intervista Sulè, ho pianto per la Roma, temevo che saltasse tutto, le telefonate continue di De Rossi, come le telefonate continue di De Rossi? Ma come? Ma non si può, ma non si fa. Ma non si contatta e chiude con un giocatore prima di aver chiuso con la società. Ma come? La Juve voleva vendermi, Thiago voleva tenermi, rivela Sulè, e questa cosa già l'avevamo ampiamente raccontata. Ma vi ricordate quello sport? La Juve deve accontentare il povero Sulè che vuole la Roma, poverino. Mentre Juve con Mainz il certificato medico, non si fa. Intrigo Todibo intanto. La Juve si era avvicinata alle richieste del Nizza, ma il West Ham... si è inserito pesantemente, adesso la trattativa potrebbe sfumare. Cabal dice Inter, no, sognavo la Juve fin da piccolo con la maglietta. Pressing di giunto intanto sul Porto per Galeno, per l'ala del Porto. Altre squadre, Conte spinge, manda in azione Lukaku con Osimhen, in attesa che Osimhen trovi finalmente una squadra di suo gradimento. 40 milioni però vuole il Chelsea a sto giro per Lukaku. Fiorentina, colpo in porta, arriva De Gea, mentre arbitri, guida, che è diventato il capitano, dice, guidando la truppa, subito giallo a chi protesta, attenzione, basta capannelli, la sentiamo da anni questa cosa, vedremo. Gravina, dopo l'intervista da Bodi che ha rivelato ieri, Gravina, Gabriele, mio amico, farà un passo indietro, Gravina dice, nessun passo indietro, non avevamo dubbi.